Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giovedì della settima settimana del nostro tempo di Pasqua. Bene, troviamo Paolo nella prima lettura di oggi, Atti degli Apostoli, capitolo 22, che si trova un po' nei guai, nel senso che è andato nel tempio, viene poi messo in carcere e portato davanti al Sinedrio e agli anziani, perché il comandante della coorte voleva capirci qualcosa di più. Abilmente Paolo parla della risurrezione, sapendo che dinanzi a sé ha dei farisei e sadducei, i quali non si mettono d'accordo sulla risurrezione, chi ci crede e chi non ci crede. E per questo allora c'è baruffa. Paolo viene di nuovo rimesso in carcere e pertanto il Signore poi gli si avvicinerà, gli dirà: come sei stato, ecco, qui testimone di me, lo dovrà essere a Roma. Paolo, cittadino romano, pertanto si appellerà all'imperatore e arriverà nella città eterna. Ecco quanti ne ha passate Paolo, però non si è mai stancato di annunciare il Vangelo. Quindi quella forza che gli viene proprio dall'incontro che ha vissuto con il Signore, quella intimità, intimità di cui parla anche Gesù nel brano del Vangelo. Siamo alla preghiera sacerdotale, capitolo 17 di Giovanni. Gesù parla prega per l'unità, e la grande unità è la fraternità. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni degli, dagli altri, gli uni degli altri. Ed è vero, la cosa bella che Gesù dice che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Hai amato, Dio ci ama come ha amato il Figlio. Di questo amore Gesù ne è consapevole e il mondo sappia che tu mi hai mandato, e Gesù desidera fortemente che, rimanendo uniti a Lui, uniti al Padre, ecco, in questa comunione di vita e di amore vero, possiamo essere testimoni. Il primo atto di testimonianza che facciamo della nostra fede nei confronti del mondo è la fraternità, è la comunione, è il volerci bene nonostante le differenze. E questo è, oserei dire, un banco di prova, certamente, ma necessario, dove tutti quanti noi siamo chiamati un po' a lavorare, a crescere, a smussare gli angoli, a cercare, ecco, la vera strada della santità. Siano tutti una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Bene, un abbraccio fraterno a ciascuno di voi. Ci auguriamo oggi di vivere questa giornata in una fraternità vera e sincera. Ci vediamo domani per il nostro solito appuntamento.